Questo video e questo disegno collegano le onde stazionarie su una corda di lunghezza L oppure nell'aria contenuta in un tubo di lunghezza L, quindi il tubo di Kunth, collegano le onde stazionarie alle interferenze costruttive e distruttive tra due sorgenti che si trovano a distanza d. S1 e S2 sono le due sorgenti, S1 e S2. Possono essere sia sorgenti di onde trasversali lungo una corda, sia due altoparlanti, come nell'esperimento che abbiamo visto, posti uno affacciato di fronte all'altro, che emettono onde sonore armoniche. L'importante è che queste due sorgenti, S1 e S2, emettano onde in fase. Questo vuol dire che devono alzare contemporaneamente la corda e abbassarla contemporaneamente tutti e due, se si tratta di una corda, oppure creare delle sovrappressioni o delle sottopressioni, però sempre nello stesso momento, cioè contemporaneamente tutte e due. Se S1 crea una sovrappressione, S2 pure deve creare una sovrappressione e viceversa, entrambi devono creare una sottopressione. Ma adesso andiamo con ordine, per il momento dimentichiamoci delle due sorgenti S1 e S2 e immaginiamo di avere solo la corda lunga L e per fare un esempio concreto ho immaginato una corda lunga 40 cm. Da un video precedente già sappiamo che non tutte le onde che io posso produrre lungo questa corda diventano onde stazionarie che risuonano in questi 40 cm. Diventeranno onde stazionarie soltanto le onde che hanno la giusta lunghezza d'onda. E questo significa soltanto le onde tali da avere una lunghezza d'onda che nella lunghezza di 40 cm ce ne entra un numero intero di mezze lunghezze d'onda. Quindi questa è la solita formula. In 40 cm devono entrare o una o due o tre o quattro, un numero intero di mezze lunghezze d'onda. Questo perché? Perché questa condizione assicura che avremo un nodo sia all'inizio che alla fine della corda, quindi gli estremi sono bloccati. Per esempio, io qua ho disegnato un'onda stazionaria che corrisponde al quarto modo normale di vibrazione risonante. Riconosco che è il quarto modo normale dai quattro antinodi 1, 2, 3 e 4, chiamati infatti A1, A2, A3, A4 e colorati di rosso. Questi quattro antinodi sarebbe questo n piccolo, cioè l'ordine dell'armonica. E infatti nella lunghezza di 40 cm ce ne sono 4 di mezze lunghezze d'onda e eccole: una mezza lunghezza, due mezze lunghezze, tre mezze lunghezze e quattro mezze lunghezze d'onda, perché questa è la mezza lunghezza d'onda. Quindi io ho scelto di fare un caso particolare in cui mando un'onda che ha una lunghezza d'onda di 20 cm. Questa è la lunghezza d'onda e sono 20 cm, come ho scritto qua. Per avere onde di questa lunghezza d'onda devo regolare opportunamente la frequenza. Se queste sono onde sonore, che si propagano nell'aria, so che la velocità è 340 metri al secondo e quindi devo dare una frequenza di 1700 Hz per produrre onde di 20 cm. La stessa cosa vale per una corda nel caso in cui la velocità di propagazione delle onde lungo la corda di metallo, per esempio, sia a 340 metri al secondo. Quindi immaginiamo come caso particolare, per trattare insieme sia il caso sonoro delle onde nell'aria che le onde in una corda metallica, immaginiamo come caso particolare che anche le onde armoniche, le onde in questa corda di metallo viaggino a 340 metri al secondo, come il suono nell'aria. Dunque, fino a qui niente di nuovo rispetto ai video precedenti. Riassumendo, ho una corda di 40 cm, ho un tubo pieno d'aria di 40 cm, imposto una frequenza di 1700 Hz, questo mi produce, con una velocità di 340 metri al secondo, mi produce onde di 20 cm e quindi si instaura questa onda stazionaria con quattro antinodi nella corda o nel tubo pieno d'aria. Ho
ho i nodi alle estremità, li ho chiamati N1 e N5 e poi N2, N3, N4 i nodi intermedi. Ora vediamo meglio come si crea quest'onda stazionaria attraverso l'interferenza, cioè la sovrapposizione, tra un'onda progressiva che viaggia verso destra e poi si riflette indietro all'estremità della corda e diventa un'onda regressiva verso sinistra che si riflette ancora, quindi treni d'onda progressivi e regressivi che interferiscono tra loro andando avanti e indietro. Vediamo come si crea l'onda stazionaria da questi treni d'onda progressivi e regressivi. Ci viene in aiuto questa applet virtuale di Wikipedia, dove si vedono i nostri 5 antinodi, nodi N1, N2, N3, N4, N5 e le due onde, quella azzurra, l'onda progressiva che si sposta verso destra, e quella rossa, l'onda armonica regressiva che si sposta a sinistra. Per il momento queste due onde armoniche non le immaginiamo come generate da due sorgenti, una S1 a sinistra e S2 a destra, ma le immaginiamo soltanto come onde che si riflettono avanti e dietro, avanti e indietro quando rimbalzano all'estremità della corda. Intanto vediamo l'onda blu che va a destra e l'onda rossa che va a sinistra, fino a fare l'interferenza costruttiva in questo momento. Tra poco vediamo meglio i dettagli delle riflessioni delle due onde quando arrivano all'estremità. Questa rimbalza all'indietro e l'altra pure, la regressiva, che rimbalza. Per adesso invece ricordiamo soltanto quello che accade ogni quarto di periodo d'oscillazione. Quindi tra la prima immagine, questa, e l'immagine successiva a questa è passato un quarto di periodo e la corda, da una situazione di corda piatta, dopo un quarto di periodo presenta un ventre, una cresta, un ventre e una cresta. Ricordiamo questa successione perché poi la ritroveremo nell'altra figura. Passa un altro quarto di periodo e le due onde vanno di nuovo in interferenza distruttiva e la corda diventa di nuovo piatta, quindi qui siamo a mezzo periodo. Le due onde continuano a spostarsi, passa un altro quarto di periodo e arriviamo di nuovo all'interferenza costruttiva rovesciata rispetto a prima. Prima c'era ventre, cresta, ventre, cresta, adesso c'è cresta, ventre, cresta, ventre. Ricordiamo questa successione che sarà utile dopo. Poi passerà un altro quarto di periodo e si ritorna alla situazione iniziale con la corda piatta. L'animazione virtuale che abbiamo appena visto corrisponde a questo disegno con la corda da 40 cm. Infatti questo disegno riassume tutte quelle posizioni lì, tutti quegli istanti. L'istante t uguale a 0 sarebbe la situazione di corda piatta, quindi questa linea qua. Poi la corda inizia a piegarsi in questo modo, questa linea blu, finché si arriva dopo un quarto di periodo alla configurazione ventre cresta ventre cresta. Quindi questo disegno qui, questa linea rappresenta quello che accade dopo un quarto di periodo. Poi la corda di nuovo torna ad appiattirsi e dopo mezzo periodo abbiamo di nuovo la corda piatta. Poi la corda inizia a piegarsi dall'altra parte, quindi con questa linea rossa qui, e dopo tre quarti di periodo abbiamo la situazione rovesciata rispetto a questa di prima, cioè abbiamo ventre, cresta, ventre, cresta, ventre. Poi di nuovo queste creste e questi ventri si riducono, torna di nuovo questa linea rossa e abbiamo, dopo un periodo esatto, ritorniamo alla situazione iniziale di corda piatta. Quindi questo disegno qua rappresenta tante fotografie, almeno 4 ma anche più fotografie messe insieme. Questo disegno va immaginato in oscillazione dinamica, cioè i nodi stanno sempre fermi e invece questo punto della corda lo dobbiamo immaginare che oscilla sempre su e giù, perché questo è un antinodo infatti, e di qua dobbiamo immaginare lo stesso un antinodo che però oscilla in controfase rispetto a questo, quando qui c'è il ventre, qui c'è la cresta, viceversa quando qui c'è la cresta, qui c'è il ventre. Quindi questi dobbiamo immaginarli come disegni sovrapposti e dinamici che si muovono continuamente con le oscillazioni.
Detto questo, andiamo a vedere i dettagli della riflessione. Qui l'onda blu arriva e si ribalta, diventa l'onda rossa. L'onda rossa sarebbe l'onda riflessa dell'onda blu. Quindi si ribalta sotto sopra e viaggia verso sinistra. Andiamo avanti un pochino, ecco per esempio qua. Anche qui vediamo che l'onda blu si riflette simmetricamente rispetto al nodo, quindi questo tratto è uguale a questo. E questa parte di onda che manca qui, ce la ritroviamo ribaltata qui che viaggia verso sinistra. Anche qui si vede bene, questa parte qui sotto, ce la ritroviamo qua sopra ribaltata simmetrica rispetto al nodo. Questa parte la ritroviamo qui, che viaggia verso sinistra. E la stessa identica cosa accade di qua, dove l'onda rossa arriva, rimbalza, è un'onda regressiva, rimbalza e diventa progressiva, e la parte incompleta dell'onda che sta qui viene completata di qua. Ora che abbiamo visto come queste due onde, progressiva e regressiva, si riflettono all'estremità della corda, o del tubo d'aria, sarebbe lo stesso, passiamo alla seconda interpretazione, in cui immaginiamo queste due onde come generate da due sorgenti, una che si trova a sinistra e una che si trova a destra. Una sorgente a sinistra per l'onda blu, l'onda progressiva, e una sorgente a destra per l'onda rossa regressiva. Allora, l'errore che si è portati a commettere è pensare che le due sorgenti siano piazzate agli estremi della corda. Se uno commette questo errore di pensare le sorgenti in N1 e N5, dopo viene fuori una cosa contraddittoria, che è appunto questa, no? Come mai nel centro esatto della corda c'è un nodo anziché un antinodo? Se le sorgenti stanno in N1 e N5, l'onda progressiva che passa da N1 a N3 cammina per un certo tratto, che è 20 cm. L'onda regressiva pure cammina per 20 cm, quindi la differenza dei due cammini è zero, e quindi queste due onde, avendo camminato tutte e due 20 cm, cioè lo stesso tratto, dovrebbero fare interferenza costruttiva perché non arrivano sfasate, ma arrivano in fase. Allora dice, come mai invece dell'antinodo qui c'è un nodo? La risposta, e lo vedremo meglio dopo, però l'anticipiamo subito, è che le sorgenti non stanno in N1 e N5, ma le sorgenti delle due onde stanno in S1 qui e in S2 qua, quindi stanno a una distanza, cioè non stanno agli estremi della corda, ma a una distanza maggiore. Dopo lo vediamo meglio perché. Di conseguenza N3, che è il centro della corda, non si trova però al centro tra le due sorgenti, ma si trova più vicino a una delle due, a S1 in questo esempio. E quindi non è vero che le due onde, quella che parte da S1 e quella che parte da S2, hanno camminato per gli stessi centimetri. Anzi, se vogliamo essere precisi, una ha camminato per 0, 10, 20, 25 centimetri, e l'altra ha camminato per 10, 20, 30, 35 cm. Quindi una ha camminato 10 cm più dell'altra. 10 cm è esattamente mezza lunghezza d'onda, lambda mezzi, 10 cm, e quindi si spiega perché c'è il nodo. Quindi il punto fondamentale del ragionamento è che le onde progressive e regressive rimbalzano avanti e dietro lungo la corda perché si riflettono all'estremità. Se noi vogliamo interpretare queste onde progressive e regressive come generate da sorgenti esterne, il punto è questo, che le sorgenti non le dobbiamo mettere agli estremi della corda, ma le dobbiamo mettere in altri posti, cioè S1 e S2. E ora vediamo perché S1 e S2 si trovano qua. Intanto spieghiamo perché le sorgenti non stanno agli estremi della corda. Non ci stanno perché sarebbero due sorgenti che lavorano fuori fase. Infatti, per esempio in questo fotogramma qui, se la sorgente fosse qui, la sorgente dell'onda blu emetterebbe l'onda blu in una fase negativa, cioè in una specie di ventre, mentre invece l'altra sorgente emetterebbe l'onda rossa in un momento quasi di cresta. Qui lo sfasamento è ancora più evidente. L'onda blu viene messa di ventre, verrebbe messa di ventre, e l'onda rossa verrebbe messa di cresta. Quindi è chiaro che queste due sorgenti poste qui all'estremità della corda non lavorerebbero in fase.
Per lavorare in fase, le due sorgenti dovrebbero essere poste, per esempio, in questi due punti interni alla corda. Dopo le sposteremo all'esterno della corda. Però adesso, per ragionare, immaginiamo una sorgente qui e una sorgente qua. No, ho sbagliato, volevo dire una sorgente qui che emette l'onda azzurra in momento di ventre, e l'altra sorgente qui che emette l'onda rossa pure in ventre. Quindi le due sorgenti potremmo, per esempio, metterle qui, una all'estremità a sinistra e l'altra in questo punto qui, perché vengono emesse le due onde di ventre nello stesso momento, ventre la blu, ventre la rossa. E facendo scorrere il tempo vediamo che sale l'emissione dell'onda blu, sale l'emissione dell'onda rossa. Adesso va sia l'onda blu che l'onda rossa, vanno in fase di cresta, tutte e due, lo vediamo da qui, cresta, cresta, e poi scendono insieme, scende l'onda blu, scende l'onda rossa, e così via. Vediamo che l'oscillazione cresta, ventre, cresta, ventre è contemporanea di quest'altra, cresta, cresta e ventre la rossa, ventre la blu, cresta la blu, cresta la rossa, ventre la rossa, ventre la blu. Quindi la cosa fondamentale è che le due sorgenti lavorino in fase. Se non vogliamo vedere queste sorgenti immaginarie dentro la corda, cioè all'estremità e qui, le dobbiamo mettere fuori. E allora due posizioni immaginarie comode fuori all'esterno della corda possono essere queste. Questa, infatti, in generale, la condizione affinché due sorgenti siano in fase è che la distanza tra di loro, che qui ho chiamato D, la distanza tra S1 e S2, deve essere o mezza lunghezza d'onda, o una lunghezza d'onda, o una e mezza, o due e mezzo, e così via. E lo possiamo dimostrare sempre con l'animazione virtuale. Infatti, per esempio, le due sorgenti potrebbero stare qui, a distanza esattamente di mezza lunghezza d'onda, questa è mezza lunghezza d'onda, e sarebbero in fase, perché quando questa sorgente crea una cresta azzurra, crea l'altra sorgente, crea contemporaneamente una cresta rossa, quindi sono in fase le due produzioni di onde, cresta azzurra, cresta rossa. La distanza fra le sorgenti è mezza lunghezza d'onda, ma anche se la distanza fosse di una lunghezza d'onda, le sorgenti sarebbero in fase. Quindi immaginiamo una sorgente qui, una sorgente qua, la distanza fra loro è una lunghezza d'onda e abbiamo di nuovo la produzione di onde in fase, perché l'onda azzurra è prodotta in cresta e l'onda rossa pure. Ma anche una distanza tra le sorgenti di 1,5 lunghezze d'onda, una lunghezza d'onda e mezzo, cioè come da qui a qui, sono infatti una e mezzo lunghezze d'onda, produrrebbe lo stesso onde in fase. Infatti vediamo che l'onda azzurra è prodotta di ventre e l'onda rossa dall'altra sorgente pure è prodotta di ventre. Dunque, tornando al nostro disegno, contiamo quante mezze lunghezze d'onda distano le due sorgenti. Sono in lunghezze d'onda sono 1, 2 e 3 lunghezze d'onda. E dunque le due sorgenti oscillano in fase. Ora possiamo ricavare tutti i nodi e gli antinodi che si formano sulla corda da qui a qui attraverso la differenza dei cammini, delta. Per esempio N1, il primo nodo, si forma perché l'onda progressiva percorre un quarto di lunghezza d'onda, questo tratto, l'onda regressiva 11 volte lambda quarti, la differenza di cammino quindi è 10 lambda quarti, che sono due lunghezze d'onda più una metà. La metà è quella che causa l'interferenza distruttiva D, e quindi il nodo in questo punto. Altri nodi sono N2, perché i cammini sono lunghi 3 lambda quarti e 9 lambda quarti. La differenza è 6 lambda quarti, che è una lunghezza d'onda e mezza. La mezza causa l'interferenza distruttiva e quindi qui la presenza di un nodo. E lo stesso gli altri nodi. Nella differenza di cammino c'è sempre una mezza lunghezza d'onda che causa l'interferenza distruttiva e quindi il nodo. Invece gli antinodi A1, A2, A3, A4
sono caratterizzati da differenze di cammino che sono numeri interi di lunghezze d'onda. Per esempio, l'onda progressiva cammina 2 lambda quarti, l'onda regressiva cammina 10 lambda quarti, la differenza è 8 lambda quarti e è 2 lunghezze d'onda. Due lunghezze d'onda, non c'è la mezza lunghezza d'onda che sfasa e fa l'interferenza distruttiva, quindi rimane l'interferenza costruttiva e un antinodo. Stessa cosa per A2, 4 lambda quarti, 8 lambda quarti sono i due cammini, 4 lambda quarti, cioè una lambda, è la differenza di cammino, interferenza costruttiva, antinodo e così via. In realtà in quello che ho detto c'è ancora qualcosa che non va, perché se S2 si trovasse in questo punto, a una distanza da S1 pari a 2 lunghezze d'onda e mezzo, le due sorgenti sarebbero comunque oscillanti in fase, ma qui ci sarebbe un antinodo, qui un nodo, un antinodo, nodo, sarebbero tutti rovesciati, nodi, gli antinodi. Quindi in realtà le due sorgenti devono trovarsi a una distanza che è uguale a un numero intero di lunghezze d'onda. 2 lunghezze d'onda e mezzo non va bene. Quindi se S1 è qua, S2 non può stare qui, ma deve stare a un numero intero di lunghezze d'onda, qui sarebbero 3 lunghezze d'onda, altrimenti nodi e antinodi non tornerebbero. Comunque, fino adesso abbiamo capito che la riflessione avanti e indietro delle onde progressive e regressive si può interpretare come, anziché come riflessione, come un'onda progressiva che viene prodotta da sinistra da una sorgente S1 che va a sovrapporsi a un'onda regressiva prodotta da destra da S2, senza riflessioni agli estremi della corda, semplicemente due onde prodotte da due sorgenti che camminano una verso l'altra. L'importante è che le due sorgenti siano poste a un numero intero di lunghezze d'onde di distanza. Allora tutti i nodi e gli antinodi qua in mezzo si spiegano in base alla differenza di cammino che percorre l'onda progressiva e l'onda regressiva a partire dalle loro sorgenti. A questo punto l'esperimento della corda vibrante in onde stazionarie, che abbiamo visto finora, diventa simile all'esperimento con i due altoparlanti posti a 60 cm di distanza. I due altoparlanti sarebbero S1 e S2, possono essere anche due sorgenti di onde trasversali lungo una corda, quindi due moti oscillanti a queste estremità, qui e qua, che tirano sulla corda tutte e due verso l'alto, poi tutte e due verso il basso in fase. Dunque l'onda stazionaria si formerebbe grazie a una sorgente S2 che spara l'onda regressiva e una sorgente S1 che spara l'onda progressiva, distanti fra loro un numero intero di lunghezze d'onda. Ora che abbiamo i due altoparlanti, immaginiamo onde sonore quindi, non ci limitiamo più a questo tratto di corda, ma partiamo da qua, poniamo 0 cm qui anziché qua e abbiamo tutti i 60 cm, con un'alternanza di, qui c'è un antinodo all'inizio, nodo, antinodo, e in fondo c'è un altro antinodo ancora. In tutto sono 7 antinodi, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, più i due agli estremi sono 7 antinodi, di cui visibili al microfono ne sono solo 5. Questo perché i due antinodi all'estremità si trovano proprio sugli altoparlanti. Invece all'interno della corda gli antinodi visibili sono 4 e quindi si tratta del quarto modo risonante. Sono tutti e 4 visibili perché nel caso di una corda gli antinodi si formano all'interno della corda e non si formano invece all'estremità. Come ultima cosa ricordiamo che gli antinodi sono sempre differenziati esattamente di mezza lunghezza d'onda. Infatti questa è una lunghezza d'onda e gli antinodi sono differenziati sono distanziati di mezza lunghezza d'onda e si trovano ponendo 0 cm all'estremo della corda si trovano a 5 cm, 15, 25 e 35. Invece ragionando con gli altoparlanti e ponendo 0 cm sul primo altoparlante, gli antinodi si trovano in posizione 0,
10 cm, 20, 30, 40, 50 e 60, e solo 10, 20, 30, 40, 50 cm sono quelli visibili. Questi 5, 1, 2, 3, 4 e 5.